la pittura, l'esercizio della pittura è stato un motivo dominante della vita del papà. Direi che la pittura è una pratica che ha usato tutti i giorni, regolarmente, molto di più forse dell'attività di incisore. La pittura era qualcosa anche che faceva partecipare i familiari all'attività. Per cui questa mostra mi ha ricordato praticamente tutta la trasversalità della sua vita. Davanti a un quadro come questo di Virgilio Tramontin, il tema è come si fa a spiegare una raffinatezza del genere, perché questo è un quadro di straordinaria raffinatezza cromatica, costruito su questo digradare degli arancio, dei gialli degli arancio, poi ci sono queste due lame di luce che contribuiscono a creare la profondità, c'è questo azzurro naturalmente che in qualche misura riempie tutto il quadro, gli dà insomma quella luminosità meridiana che a Venezia chiunque di noi ha potuto verificare, provare. E tutto l'angolo ha questo tono metafisico, se vogliamo, questo tono sospeso, è però vivificato e reso non rigido dalla presenza di questo gatto che cammina, che è miracoloso nella sua naturalezza. Allora, Tramontin quando fa questo quadro, che si intitola Corte dei Preti, lo fa ovviamente a Venezia sul motivo, perché Tramontin dipingeva sul motivo, in linea di massima, è il 1932. Lui è nato nel 1908, quindi siamo sui 24 anni. Ma lui già a 15-16 anni sapeva dipingere, come dimostrano altri quadri della mostra, per chi vorrà vederla. Ecco, allora noi vediamo che qui lui aveva già assimilato tutta una serie di insegnamenti della tradizione veneta. Questo è un quadro che sta dentro la tradizione veneta, però ha una particolare ricercatezza, una particolare raffinatezza. E questa raffinatezza è sua, è di Tramontin, anche se lui in quegli anni stava seguendo l'insegnamento di Virgilio Guidi, stava seguendo anche quasi per filiale amicizia le lezioni di un altro suo maestro che è Umberto Martina. Umberto Martina friulano, molto noto a quei tempi, soprattutto come ritrattista, e questo si può vedere in parecchi ritratti di Tramontin di quegli anni, insomma. Ecco, Tramontin è vero, stava seguendo e stava imparando da questi due maestri, ma contemporaneamente lui però non rinunciava, e questo vale per tutti gli anni 30 e ancora di più per il seguito della sua vita e della sua attività, non rinunciava a quella che era il suo ormai legame profondo con la tradizione veneziana. E in questo quadro si vede benissimo, no? Certo, c'è molta costruzione in questo quadro, non è un quadro fatto così spontaneamente e gestualmente, è un quadro molto pensato e costruito, ma nello stesso tempo questa costruzione non si vede, è sciolta dentro la struttura. E la struttura è una struttura ottenuta attraverso un insieme di tonalità cromatiche estremamente raffinate, estremamente vive. Ecco, questo è poi l'atteggiamento che noi troveremo in tutta la sua pittura successiva, perché in realtà non ci saranno mutamenti linguistici nella sua attività, perché evidentemente non ne sentiva il bisogno. Tramontin era un uomo molto attento a quello che accadeva attorno a lui. Io ho parlato con lui tante volte, per esempio lui aveva una grande ammirazione per Kokoschka, cioè per un pittore espressionista che aveva fatto delle Venezie straordinarie, molto belle, eccetera. Questa sua ammirazione per Kokoschka però non era un'ammirazione che lo portasse a imitare quel modo della pittura, e sarebbe stato del tutto comprensibile perché in quegli anni si trattava di un pittore giovane, eccetera. E tuttavia, ecco, questo non accade. Non accade perché lui ha già costruito, e siamo nel 32, 33, 34, 35, ha già costruito il suo linguaggio. Lui potrà soltanto acquisire delle notazioni, degli insegnamenti, ma non trasformerà più il suo linguaggio. Questo è un quadro che ha quasi 30 anni di più di quello di cui parlavamo poco fa. È databile attorno al 1960. Ed è un quadro in cui si vede con precisione qual è la poetica di Tramontin rispetto al paesaggio. Tramontin ha fatto tantissimi paesaggi, si potrebbe dire che il suo scopo è stato quello di far vedere la bellezza del mondo attraverso il colore, attraverso la luce. Attraverso la luce si riferisce forse di più alla sua attività di incisore, no? Per la quale lui è famoso, insomma in Italia è uno degli incisori più noti, anche più, se vogliamo, conosciuti, collezionati, uno che ha fatto tantissime mostre, eccetera. Nella pittura invece è quasi sconosciuto perché in realtà nella sua vita ha fatto pochissime mostre dove la sua pittura era presente. Ecco, in questo quadro vediamo cosa? Vediamo questa prevalenza assoluta della luce atmosferica.
È un quadro anche questo di straordinaria delicatezza e di straordinaria raffinatezza. C'è, simile a quello che abbiamo visto prima, l'acero irrigato, qui c'è questa gondola che è proprio, viene fatta vedere con un tocco di colore estremamente molto così, molto rapido, molto naturale, e ciò che si vede è soprattutto questa luce respirante, questa grande aria. In questo quadro certamente lui è vicino all'impressionismo, diciamo, cioè, ma non è che lui si preoccupasse di essere vicino o lontano all'impressionismo. Acquisita la tecnica, una tecnica raffinata come quella che lui dimostra in tutte le sue opere, e poi si trattava di gestire il motivo, di renderlo, di far sentire al di fuori della sua sensibilità, di far sentire anche a chi guardava questa levità, questa leggerezza, in fondo questa gioia di dipingere che lo ha guidato per tutta la vita. Questa punta della dogana qui è certamente un quadro di luce, ma nello stesso tempo si vede anche la struttura dell'architettura, insomma, si sentono le cose. Non è che Tramontin sia alieno da una forza anche volumetrica e realistica. Questo però si vede più che nei paesaggi, ma più che nei paesaggi si vede nelle nature morte, per esempio, perché lui ha praticato paesaggio, natura morta e ritratto, i classici temi, ecco, della pittura, chiamiamola pure tradizionale, senza dare a questo tema nessun tipo di valenza negativa. Anzi, vorrei dire, ma vabbè, su questo sorvoliamo. Vediamo adesso una natura morta di Tramontin. Per esempio, in un quadro così, io almeno ci vedo quella sospensione, quella tensione, se vogliamo anche quel piacere che a volte si prova, e che noi tutti possiamo aver provato, davanti a certe cose che abbiamo in casa che non abbiamo mai guardato bene. E un giorno ci accorgiamo che quel vaso, quella caraffa, quelle piccole rose che sono lì sul tavolo, messe insieme hanno un'armonia particolare, hanno una grande capacità di suggestione. Non ce ne siamo mai accorti, un giorno ce ne accorgiamo. Per noi è così, ma per il pittore, specie per un pittore come Tramontin, è sempre così, nel senso che lui sa che trova in questi soggetti ciò che lo spinge alla pittura, ciò che gli fa progettare un quadro. E questo è il caso, questo si intitola Le Roselline, un quadro che riesce a darti la trasparenza del vetro, lo splendore della ceramica o della porcellana che sia, e questa meravigliosa presenza dei fiori, delle roselline, e l'insieme è una piccola scoperta estetica dentro il comunissimo luogo che è la nostra casa. Lui ha fatto molto spesso quadri così, ce ne sono sui funghi, hanno anche nature morte di animali a volte, li faceva anche nell'incisione naturalmente, sono altrettanto belli nell'incisione. Certo, questi quadri, questi oli così delicati, nello stesso tempo così splendenti, così senza voler prevaricare, non ci sono colori violenti, voglio dire, no, non ci sono questi colori puri, fortissimi come usavano i Fauve, non è questo lo suo stile, il suo è uno stile sussurrato, ecco, è lo stile di un poeta che ricanta a se stesso le cose che gli piacciono. E questo, secondo me, è uno degli esempi più alti di questo suo modo di far natura morta. Adesso vediamo un ritratto abbastanza tardo, perché è dell'85-86, se ben ricordo, ed è un ritratto della nipote Piera. È verissimo che Tramontin ha praticato soprattutto il paesaggio, però ha fatto, come dicevo, molte nature morte e ha fatto anche parecchi ritratti. I ritratti però, se possibile, sono ancora meno noti, meno conosciuti, perché si tratta di ritratti che stavano nell'ambito familiare, che quindi avevano questa caratteristica, insomma, di essere, per così dire, presi e anche destinati, se vogliamo, soprattutto all'ambito familiare. Ecco, nel ritratto Tramontin è un pittore che ha una notevole capacità di osservare la realtà, il peso dei volti, i volumi, cioè ha un senso di realtà forte, deciso. Il fatto che sia un pittore sostanzialmente lirico, contemplativo, affascinato dalla bellezza del mondo, non significa che non sappia guardare i volti, le figure, dando loro il peso che meritano, e questo era tipico anche, se vogliamo, del suo maestro di ritratto, che è stato Martina. Ecco, lui sapeva vedere il peso dei volti e sapeva anche entrare psicologicamente nelle figure, nelle persone. A me sembra che questo ritratto sia
a mio modo di vedere è assolutamente splendido come ritratto, anche tecnicamente è risolto con delle sfumature preziosissime, dei piccoli rossi che ravvivano il volto, che, di cui uno neanche si accorge, ma invece è perché ci sono che il volto poi alla fine diventa così vivo. E c'è questa, così chiamiamolo, contrasto tra la massa rossa della maglia e quella scura dei capelli, che sono vivissimi questi capelli, sono, appartengono ad un volto che ha questo sguardo diretto, questo sguardo, se vogliamo, non indagatore ma sicuro, ecco, e in questo rapporto tra rosso e scuro, diciamo, dei capelli vive la figura, la quale proprio respira, la quale è davanti a noi con tutta la sua forza. Per cui sì, capacità lirica di Tramontini, non c'è nessun dubbio, questo lo si constata immediatamente, ma anche capacità di osservare la realtà dell'umano, la realtà dell'uomo, e specie, ripeto, appunto nei ritratti.